Cella Cavese sul cammino del Casarano verso la finale playoff. Domenica prossima, in un Simonetta Lamberti a porte chiuse per la squalifica del campo combinata ai campani dopo i disordini nello spareggio promozione perso a Vibo Valentia contro il Brindisi, Marsili e compagni saranno costretti a vincere per superare il turno, effetti della peggior classifica in regular season rispetto agli avversari che hanno chiuso a 69 punti a fronte dei 57 dei rossoazzurri. A raccontare l'avvicinamento alla sfida è il direttore sportivo Francesco Montervino. Abbiamo un risultato solo, che è quello di vincere. La nostra squadra ha dimostrato che quando doveva fare la partita e cercare di raggiungere un risultato, quasi sempre ci è riuscito. Noi siamo la squadra che ha perso meno partite in questo campionato, dopo il Catania siamo la seconda squadra ad aver perso in tutti e 9 i gironi, abbiamo perso solo 3 partite, in casa non abbiamo mai perso, però è una squadra che ha fatto 18 pareggi, quindi quando ci stava da realizzare un risultato, quando ci stava da pensare a un risultato, probabilmente non sempre ci siamo riusciti, quando invece dovevamo fare la partita e cercare di vincerla, il più delle volte ci siamo riusciti. Non è stata una stagione semplice quella del Casarano, avviata per competere per la vetta. L'annata rossoazzurra ha preso una virata in inverno con un obiettivo ben definito: agganciare almeno il quinto posto. Missione riuscita grazie anche alla continuità assunta nel girone di ritorno, con un solo KO, quello incassato nel derby di Nardò, dalla 18ª giornata in avanti. Andiamo in casa di una squadra forte, che per 3/4 del campionato è stata prima, che però nell'ultima partita ci ha rimesso le penne e adesso è sicuramente ferita. Non è morta, ma è ferita. E noi dobbiamo in qualche modo cercare di portare a casa il risultato. A dare forza alle parole di Montervino è il rendimento sotto la guida di Antonio Fogliamanzillo, subentrato in panchina a Giovanni Costantino a inizio febbraio. In 12 partite, nella nuova gestione tecnica, sono arrivati 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. A Cava ci sarà un solo risultato a disposizione per dare un seguito alla stagione. Il Casarano lo sa bene.